Sono il professoressa Marco, docente dell'ITIS Morselli di Gela. Questo è il laboratorio di meccatronica, dove si svolgono le attività di disegno 2D tramite AutoCAD e 3D attraverso l'ausilio del software SolidWorks. I pezzi realizzati in 3D dai nostri alunni vengono sia stampati attraverso la stampante 3D che realizzati alle macchine a controllo numerico. Oppure possono essere realizzati con le macchine tradizionali, come i torni e le fresatrici. Inoltre, nel medesimo laboratorio vi è una sezione dedicata alla saldatura, la quale è molto richiesta nel nostro territorio. Gli alunni possono realizzare altre attività nel mondo della pneumatica, attraverso l'accoppiamento di valvole, attuatori, manometri o sistemi come il gruppo FRL, che non è altro che il filtro regolatore e lubrificatore. Invece, a partire dal terzo anno, gli alunni iniziano a intraprendere i percorsi di PCTO, ovvero alternanza scuola-lavoro, attraverso la quale gli alunni sperimentano in prima persona le varie attività proposte dalle aziende convenzionate, applicando le conoscenze e le competenze apprese a scuola nell'ambito lavorativo. Ci racconterà la sua esperienza un nostro alunno, che oltre al PCTO ha eseguito uno stage presso un'azienda a noi convenzionata. Salve, sono Carmelo Amatori, studente che frequenta la quinta F meccatronica della mia scuola, ITIS Morselli di Gela. Il nostro reparto collabora in modo diretto con le aziende presenti nel nostro territorio. Personalmente, la mia esperienza è legata al percorso teorico che viene fatto a scuola, nella quale ho acquisito le varie conoscenze che hanno fatto da base per quello che riguarda successivamente l'esperienza lavorativa in azienda. Tramite l'alternanza scuola-lavoro ho avuto modo di far parte a quella che è la vita aziendale, quindi la vita lavorativa aziendale, dove ho acquisito le conoscenze utili per quanto riguarda la meccatronica di precisione e i macchinari a controllo numerico, ma anche tutto quello che riguarda l'organizzazione aziendale e la sicurezza aziendale, che ahimè al giorno d'oggi è un fattore fondamentale in qualsiasi azienda si vada a lavorare. Ed è molto utile e necessario sapere dove mettere le mani tramite appunto i corsi di sicurezza che noi facciamo attraverso la scuola e in azienda, come ho fatto io, in quanto garantisca un posto di lavoro e una permanenza in azienda sicura e protetta. Salve, sono Moscato Simone, della classe 4G, dell'indirizzo di meccanica, e mi trovo nel laboratorio di macchine utensili del nostro istituto, dove troviamo alcune macchine utensili come torni, trapani a colonna e fresatrici. In laboratorio noi studenti, attraverso l'aiuto degli insegnanti tecnico-pratici, mettiamo appunto in pratica quello che viene precedentemente spiegato in maniera teorica dai professori. In questo momento sto utilizzando una macchina utensile manuale chiamata tornio. Il tornio è una macchina utensile che funziona mettendo in rotazione il pezzo da lavorare, mentre un utensile ne esporta il truciolo. Sono la professoressa Isabella Italiano, insegno biologia e questo è il laboratorio di biologia del Morselli. Sono la professoressa Isabella Italiano, insegno scienze e sono la responsabile del laboratorio di biologia. All'incirca una volta alla settimana con i miei studenti andiamo in laboratorio dove facciamo l'osservazione al microscopio di vetrini già pronti a disposizione del laboratorio stesso, oppure prepariamo direttamente noi, come per esempio la preparazione dei lieviti, oppure facciamo l'estrazione del DNA da vari tipi di frutta, oppure lo studio del corpo umano.
attraverso i modelli a disposizione del laboratorio. Buongiorno, io sono il professor Salvatore Marotta, docente di fisica del Morselli di Genova. Nel laboratorio di fisica vengono realizzati gli esperimenti che servono per comprendere meglio la materia. Infatti la fisica è una materia sperimentale e quindi è basata sugli esperimenti che vengono effettuati nel laboratorio, appunto. L'apparecchiatura che vedete qui è una guida rettilinea a cuscino d'aria, cioè una guida che permette di eliminare l'attrito tramite un getto d'aria che fuoriesce dai forellini presenti sulla guida stessa. La G-ball o sfera di Newton permette di calcolare l'accelerazione di gravità perché all'interno ha incorporato un cronometro che viene fatto partire quando la palla viene lasciata cadere e appena la palla tocca terra si ferma automaticamente. Dal tempo di caduta si può risalire all'accelerazione di gravità, quindi al valore che sulla terra è 9,81 m al secondo quadrato.